Buongiorno a tutti ragazzi, il mio nome è Deuci e vi do il benvenuto a questo nuovo video di argomento Pathfinder GDR. Oggi risponderemo a quattro domande che alcuni di voi mi hanno posto, domande molto interessanti, di cui una particolarmente elaborata perché mi hanno chiesto Andrea e il suo gruppo probabilmente di effettuare una lista, una scheda del personaggio praticamente. Di uno stregone umano di livello 3, cosa che mi ha spronato, mi ha interessato moltissimo, perché comunque ha delle caratteristiche che non vengono utilizzate spesso. In più avremo due domande sul ruolo dell'incantatore e del face e una come digressione sul narratore. Andiamo subito a descrivere momento quello che è lo stregone di Andrea. Ebbene, abbiamo 9 in forza, 14 in destrezza, 13 in costituzione, 16 in intelligenza e saggezza, 18 in carisma. Come allineamento è caotico buono, come ogni stregone che si rispetti. Il suo background è determinato dall'essere pronipote di una ninfa dell'acqua, da cui sono derivati probabilmente tutti i suoi poteri. Essere stato un diplomatico e consigliere in una città prima di partire per queste avventure assieme al proprio gruppo. È, come detto, un livello 3 umano e si vuole specializzare in invocazione ed ammaliamento. Allora, prima quindi di specializzarci, di andare a vedere esattamente gli incantesimi, parliamo della stirpe. Andrea mi ha chiesto di fargli una stirpe acquatica, ovviamente, quindi soltanto stirpe acquatica sarebbe con due poteri della stirpe di terzo livello, quindi tocco disidratante che fa danni non letali e adattamento acquatico, che però è piuttosto carino perché ci dona velocità di nuotare, armatura naturale, resistenza al freddo, senso cieco sott'acqua, quindi uno spettro di abilità di terzo livello che non è assurdo, non è estremamente grande, però ci permette in condizioni acquatiche o marittime, di combattimenti navali o zone portuali magari, di sfruttarlo sia per il combattimento sia per quello che ne deriva al di fuori del combattimento, quindi la parte di face o la parte magari di esplorazione, collezione e ritrovamento di prove, manufatti, tutto ciò che può conseguire. Lo stregone elementale acquatico, quindi, avrà di terzo livello spinta idraulica, che fa alcuni danni e attua come se fosse una carica, quindi può spostare oggetti, può spostare avversari non molto grandi, e aumentando di livello diventerà sempre più potente e riuscirà a spostare sempre più in avanti e sempre più oggetti pesanti o avversari pesanti. Abbiamo allora, come Bloodline Arcana abbiamo il livello da incantatore aumentato di 1 e i danni, i tiri per colpire e i danni alle nostre creature evocate, se tutto questo è di sottotipo acqua, quindi va tenuto in considerazione sia la parte incantatore vero e proprio, sia la parte invocatore, da evocatore, poiché abbiamo già un bonus piuttosto elevato per quello che riguarda le creature acquatiche, e questo sarebbe praticamente lo stregone acquatico di terzo livello. Quindi fino a qui
io opterei per un incantatore che vada verso l'evocazione e allo stesso tempo che vada verso il danno vero e proprio dell'invocazione, soprattutto magari quella acquatica, perché è completamente aderente a quello che è il suo background, e grazie a spinta idraulica si possono creare delle situazioni per combo di incantesimi molto molto interessanti. Tuttavia io vorrei porre alla vostra attenzione l'archetipo cross-blooded. Sbagliato manuale. Cross-blooded ci permette di unire due stirpi soltanto perdendo un incantesimo per livello di quelli che possiamo lanciare e il bonus di più 2 ai tiri salvezza sulla volontà. Perché dico questo? Perché con la seconda stirpe noi possiamo andare a completare il desiderio della specializzazione anche in invocazione, avendo bonus ai danni, soprattutto se elementali, oppure all'ammagliamento, avendo bonus alla class difficoltà delle nostre spell di ammagliamento. Come? Andiamo subito a vedere il nostro core rulebook. Abbiamo a tutti gli effetti stirpi a cui sto facendo riferimento in questo momento. La prima è quella elementale, che ti dà notevoli bonus rispetto ai danni, alle nostre resistenze contro quel tipo di energia, e la lista dei talenti bonus è molto interessante, così come eccola qua, la Fee Bloodline. In pratica la stirpe fatata, ok, che ci permette sia con dei suoi incantesimi molto molto interessanti, soprattutto ai primi livelli di gioco o comunque quando non si incontra ancora gente che magari è immune alla psicologia o roba del genere, ci dà la possibilità di avere dei buoni talenti e ad esempio tocco di larità, Loss in Touch di primo livello, che permette di far perdere delle azioni ai nostri avversari con delle nostre azioni praticamente gratuite. Questo sta a te sceglierlo, se vuoi stare soltanto aderente a quello che è il tuo background, sicuramente la stirpe da giocare è quella acquatica. Tuttavia, con l'archetipo sangue misto, noi possiamo andare a scegliere e a specializzarci, oltre a quello, nel lancio di incantesimi che fanno danno, quindi invocazione, o nel lancio di incantesimi di utility e di ammagliamento con la stirpe fatata. Il mio consiglio sarebbe fatata più acquatica la teniamo, poiché era la tua prima scelta. Sicuramente sarebbe molto interessante, diventeresti un mix, potresti sfruttare anche il combattimento a distanza e non soltanto gli incantesimi, grazie ai talenti che questa stirpe, quella fatata appunto, ti può donare. Quindi, i poteri della stirpe, di quella acquatica, li abbiamo visti. Abbiamo visto il primo potere della stirpe, di quella fatata. Ora, io direi che possiamo passare un momento
l'Advanced Race Guide con i nostri umani per vedere un paio di cose che hanno gli umani di carino, che sono ad esempio Art of the Sea, quindi lasciando, perdendo Skilled, quindi il punto abilità per livello bonus che ricevono gli umani. Noi abbiamo più 2 alla professione marinaio e a tutti i tiri per nuotare. In più, se castiamo qualche incantesimo sott'acqua, abbiamo un bonus di più 4 alla concentrazione. Se questo non ci piace, comunque, io direi di notare l'opzione classe preferita stregone dell'umano, che ci permette di aggiungere un incantesimo alla nostra lista di incantesimi conosciuti, che però deve essere almeno un livello inferiore del livello massimo che possiamo lanciare. Quindi, fino al terzo livello, quindi primo e secondo livello, scusatemi, il secondo livello sarà un trucchetto che andiamo ad aggiungere. Di terzo livello sarà un incantesimo di livello 1 e così via, ogni volta che riusciremo a lanciare un incantesimo di livello superiore. Questo tratto caratteristico dell'umano va sempre tenuto in considerazione. Ecco perché l'Advanced Race Guide è uno dei miei manuali preferiti. Andiamo adesso a parlare dei talenti. Andiamo a parlare dei talenti. In questo senso, allora, per quanto riguarda i talenti, al terzo livello noi abbiamo 3 talenti, se siamo umani. Abbiamo 3 talenti, i quali possono essere robustezza, iniziativa migliorata, possono essere spell focus, quindi incantesimi focalizzati, che ci permette di avere più 1 alla classe difficoltà, soprattutto se andiamo a scegliere ammaliamento. Abbiamo evocazione aumentata, Augment Summoning, che ci permette di dare più 4 a forza e costituzione a tutte le creature che evochiamo, che va molto in combo alla Bloodline Arcana della stirpe acquatica. Abbiamo Spell Penetration, che ci permette, soprattutto se scegliamo la stirpe elementale, di dare 2 e poi con Greater Spell Penetration più 4 al tiro di dado per superare la resistenza agli incantesimi. Poi abbiamo un altro talento che è di quelli propri dell'umano, che è Fast Learner. In pratica, ogni livello noi non guadagniamo o un punto abilità o un punto ferita, ma li guadagniamo entrambi. Fattore che ci permette, a seconda ovviamente della scelta del nostro narratore, quindi del consenso del nostro narratore, di poter prendere o uno o l'altro più l'opzione della classe preferita, poiché va a sostituire una delle due scelte. Capite bene, ragazzi, che questo comincia ad essere un discorso molto interessante a riguardo a quello che è la nostra progressione e la nostra sopravvivenza ai livelli bassi. Poi, andando avanti, io porrei l'attenzione su autorità. Di settimo livello, uno stregone, soprattutto con carisma così alto, deve prendere autorità. Potresti collezionare una serie di mostri o creature acquatiche, tipo tritoni o non so, che svolgono qualunque cosa tu gli dica o tu gli proponga. Quindi è da tenere certamente in considerazione. Per quanto riguarda i tratti, io ne ho scelti 2. Il primo è reattivo, che dona più 2 all'iniziativa, ed è ottimo.
Per quanto riguarda l'altro, è Magical Lineage, lignaggio magico. Permette di scegliere un incantesimo e lanciarlo con il risparmio di un livello, vada bene, di un livello qualora noi gli aggiungiamo talenti metamagici. Questo tratto va scelto soltanto se noi abbiamo intenzione di andare super dritti verso l'incantatore puro. Fattore che ovviamente, come potete immaginare, ci renderebbe molto molto deboli nel combattimento corpo a corpo, ma estremamente versatili grazie all'essere. Quindi alla costituzione propria dello stregone, sia in combattimento che fuori. Quindi torno un attimo indietro ai talenti. Non ho specificato i tre che prenderei io. Allora, i tre che prenderei io sono Augment Summoning, Iniziativa Migliorata e Robustezza. In più, se voi non volete robustezza, potete scegliere Spell Focus se abbiamo la stirpe, la Crossblooded con la stirpe fatata, per aumentare quindi la class difficoltà dei nostri incantesimi di tipo ammagliamento, necessaria perché sennò fallirebbero tutte le volte. Oppure, se il nostro narratore ci permette di poter scegliere, come dicevamo prima, prendiamo Fast Learner, apprendista rapido. Ok? Adesso passiamo a Ultimate Equipment, per guardare soltanto le armi e le armature che scegliamo. Allora, per le armature non ve le faccio neanche vedere, c'è una sola opzione, è l'Aramaki. L'Aramaki non ci dà alcun tipo di fallimento arcano. Non ci dà alcun tipo di restrizione e ci permette di avere più 1 alla CA. Stop! È tutto ciò che serve allo stregone di primo livello. In più, noi possiamo scegliere Morningstar per il combattimento corpo a corpo. Ovviamente, la nostra riserva di 2-3 pugnali, che con prestidigitazione o robe varie noi riusciamo a lanciare o a utilizzare anche in altro modo. E una balestra che ci servirà per far danno principalmente ai primi livelli. Opterei per una balestra leggera se noi non abbiamo un tank primario. Oppure andrei per una balestra pesante, altro modo se abbiamo almeno due personaggi grossi che facciano da frontline, da linea difensiva, che siano la nostra Maginot. Ok, in modo da permetterci di far danno tutti i turni. Andiamo avanti, poiché dobbiamo vedere ancora gli incantesimi. Per quanto riguarda gli incantesimi, quindi, eccoci qui. Ne abbiamo. Ne abbiamo la possibilità di scegliere quattro trucchetti e due incantesimi di prima. Ok? Gli incantesimi da scegliere a livello 3 sono questi. Allora, noi scegliamo ammaliamento di ammaliamento frastornare. Ok? Possiamo avere suono fantasma, luci danzanti e un must. Deve esserci luci danzanti sempre. Così come aprire e chiudere, mano magica, oppure prestidigitazione. Di primo livello noi andremo a scegliere protezione dal caos, ad esempio.
protezione dal male o bene o la legge. Andremo a scegliere charm su persone e ipnosi, qualora noi ci specializziamo quindi nell'ammaliamento. Andremo a scegliere sonno di divinazione. Evoca mostri 1 è ovviamente devastante, soprattutto se evochiamo creature acquatiche. Armatura magica sarà la nostra armatura fino a che non riusciremo a essere più o meno a livello 9-10, quindi anche questo è da prendere. Foschio occultante va bene, ma ai livelli superiori. L'illusione è per me un qualcosa di spettacolare, quindi camuffare se stesso, immagine silenziosa, spruzzo colorato, ventriloquio, tutte bellissime. Invocazione, ovviamente, mani brucianti ci arriva gratuita. Se scegliamo la stirpe elementale, dardo incantato, altrimenti è sempre buono. Così come trasmutazione. Noi abbiamo ingrandire o ridurre persone, che è fondamentalmente buono. Di secondo livello non lo possiamo ancora lanciare, poiché sarà di quarto livello che il nostro stregone riuscirà a castare di secondo. Spero di essere stato abbastanza chiaro ed esaustivo su questo argomento, perché ora passerei, abbastanza rapidamente, alle altre tre domande che ci sono state poste. Allora, la prima è: come si gioca un incantatore? Allora, fondamentalmente l'incantatore deve fare due cose. Deve stare dietro tutti gli altri giocatori, oppure nel mezzo. Ok, comunque deve avere un paio di giocatori almeno davanti a sé e uno nelle sue vicinanze per essere protetto anche dagli attacchi dietro o dai fianchi. Detto questo, in combattimento i suoi obiettivi sono quelli di far danno, aiutare i propri compagni, indebolire gli avversari e utilizzare tutte quelle spell molto divertenti di illusione, charm, necromanzia, trasmutazione, per far sì che anche gli oggetti, anche tutto ciò che è l'ambiente naturale, l'ambiente dove si trova il gruppo, vadano a proprio favore. Fuori dal combattimento, invece, l'incantatore ha il ruolo di face del gruppo, grazie ai propri incantesimi o, come lo stregone, grazie al proprio carisma elevatissimo, e quello di fare da coltellino svizzero, in poche parole. Ad esempio, nelle grotte utilizza luce o luci danzanti, come ad esempio un chierico che in birreria, per guadagnare al pub, in taverna, per guadagnare alcuni soldi, alcune monete extra, può fare dei giochi illuminando l'acqua, benedendo il pesce. Può, se ad esempio un bardo, cantare, ballare, può evocare immagini minori di magari donne bellissime, ninfee, che riescano a ballare, ad ammaliare coloro i quali ci interessa, in modo da ottenere altri vantaggi. Spero di essere stato chiaro. Se ci dovessero essere altri problemi sul ruolo dell'incantatore, detto così in due parole, scrivetemi, mandatemi un messaggio perché sarò disponibilissimo. Per quanto riguarda la face, per i charisma based, tutti quelli che sono basati sul carisma hanno una marcia in più per il ruolo di face del gruppo, stregone in particolare, così come il bardo, così come il ladro, così come il paladino. Tutti questi qui sono la face del gruppo. Averne più di uno in squadra ci permette di comportarci in tutti i modi anche più disperati possibili e cavarcela sempre in situazioni
anche molto complicate, sia dentro che al di fuori del combattimento. Perché non dobbiamo dimenticare che comunque abbiamo anche l'opportunità di scegliere l'intimidire, l'intimidazione, ok, dei nostri avversari, basata sul carisma, per far perdere loro morale, quindi abbassando i loro tiri per colpire i loro danni. Scusate, principalmente i loro tiri per colpire. E possiamo intimidire per ricevere, per guadagnarci informazioni o via discorrendo. Quindi a tenere sempre in considerazione il ruolo del face, perché è fondamentale in un gruppo, almeno uno bisogna averlo, che sia un face magico, quindi un mago ad esempio, o uno stregone ancora meglio, che riesca con il suo ammagliamento, divinazione, illusione, a trovarsi quello che gli serve, oppure che sia un carisma based, quindi come il bardo, quindi come il paladino, che con la loro autorità e il loro fare, i loro modi di fare, riescono sempre a cavare qualche soddisfazione, a togliersi qualche piccolo sassolino dalla scarpa, ricavando informazioni, sempre e comunque. Spendiamo due parole extra e poi concludiamo il video, per quello che riguarda il narratore. Il narratore ci è stato proposto come god o come partecipe. La scelta è ardua, ci dice il nostro amico che ha scritto questo messaggio. Allora, andiamo intanto a descrivere le due parti. Il narratore è god, perché sa già in anticipo che cosa succederà. Può agire modificando gli incontri o modificando il paesaggio, la strada percorsa, modificando a suo piacimento tutti gli aspetti della vita dei propri personaggi. Tutti. Dalla morte alla creazione di un demone enorme che tuttavia sia mansueto e che conceda loro grossissimi vantaggi, o di creare un fulmine mandato da Zeus, o una volpe di fuoco, o allo stesso modo fargli incontrare uno Yeti nel deserto del Sahara. Tutte le cose più strane sono fattibili in un gioco di ruolo. E tutto questo è appannaggio del nostro narratore. Il narratore God è un narratore che ha un approccio totalitario al gioco. Lui è quello che decide. I giocatori non hanno alcun tipo di chance. Devono soltanto muovere i propri personaggi e come se fosse un mero videogioco. È comodo da parte del narratore, però a mio avviso ci vuole partecipazione. Ci vuole partecipazione poiché il lancio di dadi è casuale e bisogna lasciare ai giocatori la possibilità di divertirsi, quindi di scegliere ampiamente che cosa succede. Che cosa possono affrontare ora e che cosa affronteranno dopo, anche se loro non lo sanno effettivamente. Porre sempre dei bivi, delle strade magari con tre o più soluzioni, il tutto diventa più divertente, anche perché il narratore, essendo intrinsecamente God, riesce a costruire la sessione, la campagna, in modo che loro tornino indietro della loro scelta e affrontino tutte le varie opzioni possibili. Quindi se avevamo quattro chance, magari all'ultima chance, che magari andiamo a spiegare che loro effettivamente si erano persi e sono tornati indietro, prendendo in questo momento la via giusta e andando verso la città di Erendor o qualunque nome vi venga in mente. Quindi, io sono convinto che il narratore debba essere partecipe a tutti gli effetti e sono anche convinto che un buon narratore debba inserire all'interno del gruppo di gioco un suo personaggio che non ha il 100% del potere decisionale degli altri, però può consigliare, può iniziare alcune parti magari di discorso in cui i giocatori devono soltanto fare domande, può dare spunti, oppure può essere
una canaglia, quindi dopo verrà ucciso dal gruppo. Può essere magari un mercante che si unisce al gruppo, oppure possono essere tante figure che i giocatori troveranno in mezzo alla strada e gli daranno alcuni consigli, alcuni vantaggi, alcuni bonus. Magari saranno all'interno di una taverna, sarà il classico vecchietto o la fata o la parca, ad esempio, con un occhio solo, quella che vede il passato piuttosto che quella che vede il futuro. Ebbene, il gioco di ruolo è bello proprio per questo. Tutto quello che noi immaginiamo può esserci inserito dentro. Quindi, cari narratori, siate partecipi. Fate in modo che i vostri giocatori si divertano, perché così voi avete la vita più facile e vi divertirete assolutamente molto di più. Bene, con questo video ho esaurito le domande che sono state fatte, spero di averlo fatto nella maniera migliore possibile e quindi spero voi vi divertiate con questo gioco di ruolo, che è tanto complesso, ma porta tante soddisfazioni, specialmente in compagnia, perché è una situazione bellissima giocare di ruolo, poi uscire, andare a mangiare e poi andare a ballare. L'ho provato. È veramente una serata completa, finita, perché possiamo immaginare qualunque cosa e riportarlo comunque nella vita normale. Possiamo unire le due cose perché non è detto che una tolga l'altra. Va bene, mi sto dilungando anche troppo, quindi voglio assolutamente ringraziare tutti voi e abbracciarvi per il vostro sostegno continuo. Le iscrizioni stanno aumentando, io non, come già detto, non mi sarei mai immaginato di arrivare così in alto. Siamo attorno alle 1100 visualizzazioni, insomma, sono esterrefatto. È tutto grazie a voi. Quindi ancora una volta vi ringrazio, vi do un grosso abbraccio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!